Buongiorno da Adria, Fincantieri e Cantiere Navale Vittoria hanno posato la chiglia dell'unità d'altura multiruolo per Guardia Costiera Italiana. Ascoltiamo il Presidente della Provincia Enrico Ferrarese e Paolo Armenio, Vicepresidente di Confindustria Venezia Rovigo, l'importanza di questi eventi e l'importanza di un'azienda come Cantieri Navali Vittoria nell'economia polesana. Presidente Ferrarese della provincia di Rovigo, stiamo celebrando un successo di questa azienda che, come diceva il Presidente Duò, ha commesse fino al 2025-2026. Com'è secondo lei la situazione delle industrie e delle aziende della nostra provincia? Intanto non può che far piacere e renderci anche orgogliosi, perché credo che come territorio dobbiamo ringraziare chi con tanta competenza, tanta passione e tanta dedizione riesce a portare anche il nome della nostra provincia a questi livelli. Credo che d'altra parte il momento non sia facile per nessuno, e quindi questo esempio assume un valore, diciamo così, doppio, particolarmente in questo momento così complicato. Credo che ci siano delle eccellenze, nel nostro territorio, questa è senz'altro una, e insomma l'evento di oggi rende merito e onore a questa azienda. Come affianca la provincia queste aziende? La provincia cerca di fare un lavoro di sinergia sul territorio, proprio perché si possano esplorare tutti quegli elementi che possono essere utili per rendere il nostro territorio da un lato attrattivo, dall'altra parte conosciuto anche appunto nelle sue eccellenze, che sono primariamente queste. Stiamo celebrando un altro successo di questa azienda straordinaria della provincia di Rovigo. E quante sono secondo lei le aziende nel nostro territorio a questo livello? Beh, allora, intanto è sicuramente un orgoglio poter rappresentare aziende come queste e rappresentare questo territorio. Le aziende del nostro territorio, proprio che possono avere la stessa validità, la stessa valenza, sono molte. Il nostro problema più che altro è che forse lo comunichiamo poco. Ecco, spesso si parla della provincia di Rovigo, di una Cenerentola delle province del Veneto, quindi questo smentisce questo dato negativo che qualcuno ci affianca alla provincia? Ma assolutamente no, non siamo la Cenerentola di nessuno, anzi come vedete noi abbiamo da gennaio, facciamo parte di questo nuovo gruppo che è Confindustria Veneto Est, e saremo le quattro ruote motrici della nuova economia, non solo del Veneto ma dell'intero paese.